Allora, tanto grazie per aver sfidato il tempo infame, le malattie di stagione, tutto il buio di gennaio, anche se è marzo, per venire stasera. E siamo qui, vabbè, lo sapete, con Olga Campofrede, sono Ragazze per Bene, edito da NN. Adesso mettiamone uno su, magari, che avevamo fatto prima. E ci tengo anche a dire che questa iniziativa è la prima di un sacco di iniziative organizzate da noi, dal Comune di Granarolo, da tante associazioni sul territorio che riguardano un lungo 8 marzo, che qui a Granarolo ormai da qualche anno si festeggia lungo tutto il mese, più che si festeggia, si riflette per tutto il mese, con un sacco di iniziative che riguardano la donna, il femminile, da vari punti di vista, ecco, tutto tranne le mimose, giustamente, come dovrebbe essere. Allora, io vengo dopo una presentazione alla Confraternita dell'Uva a Bologna, in cui Olga è stata intervistata, diciamo così, ha dialogato con Gaia Giovagnoli, che è una autrice bravissima anche lei, quindi io mi sento molto in difetto già di partenza. E quindi niente, ci proviamo. La prendo larga, anche perché questo libro inizia con una citazione, quindi poi è larga, ma la prendiamo da lì. Quest'estate sono stata nell'ovest degli Stati Uniti e una delle tappe dei vari canyon, bla bla bla, era l'Antelope Canyon, che è un canyon bellissimo a cui si può accedere da qualche anno, molto famoso perché, fra l'altro, i suoi bellissimi panorami sono diventati degli sfondi di Windows piuttosto riconoscibili. Solo che quando io e Andrea siamo arrivati lì, quel canyon è diventato immediatamente il canyon in cui Britney Spears aveva fatto un video, cioè, e noi non abbiamo più potuto pensare a nient'altro se non a Britney Spears che faceva il video dove eravamo noi in quel momento. E non solo lì, ma anche a Lake Powell, un altro posto dove siamo stati sempre di fianco, a Horseshoe Bend. Insomma, era stato tutto un set per I'm not a girl, not yet a woman, Sì, credo. con Crossroads era il film. Esatto. E quindi da lì è stato momento Britney della vacanza, cioè è associato solo a quello, quindi bellissimo il territorio nativo, il canyon, eccetera, ma lei ha monopolizzato anche la nostra conversazione. E devo dire che Britney Spears, appunto ne parlavamo prima, il tuo libro è arrivato a noi librai con due adesivi che riguardano Britney, e la citazione in esergo è di una sua canzone. Quindi Sì. Sì, partiamo da lì, che poi non è così lontano. è vero, non è affatto lontano, non è per nulla lontano perché effettivamente sì, questo libro si apre con questa citazione da I was born to make you happy, cioè io sono nata per renderti felice, una canzone del primo album di Britney del 1999. E Britney è un po' lo spirito guida di questo romanzo e anche forse la metafora più calzante per raccontare quello che sono le ragazze per bene. Ragazze per bene, ci tengo a sottolinearlo, non significa brave ragazze, ma significa incarnare quel tipo di femminilità che rientra nei canoni di un certo circuito sociale, di una certa classe sociale, di un contesto ben determinato, quello della borghesia di provincia. Sono ragazze che crescono attraverso una serie di tappe, tappe tutte ben distinte da appunto rituali sociali in cui ecco, quello che si diventa lo si racconta e lo si mostra anche agli altri. Si diventa ragazzine, il primo amore è appunto il fidanzato storico, che poi diventerà il marito, e poi c'è una famiglia, dei figli, un lavoro forse, chissà. E da questo contesto di appartenenza le due protagoniste si muovono con atteggiamenti diversi, Clara e Rossella. Clara a un certo punto capisce che non riesce a sottostare più a quelle regole di quel mondo e va via, andrà a vivere a Londra, mentre Rossella, che definisce sua cugina gemella, resterà. E sono due ragazze molto diverse, partono però dallo stesso presupposto, quello che, come dire, inibisce loro
una certa autenticità, quello che fa sì che loro non facciano davvero le cose che sentono di fare, che non siano davvero se stesse, ma siano quelle che gli altri vogliono, soprattutto in particolare la famiglia. E qui c'è il nodo che mi porta a Britney Spears. Britney non era solo in quegli anni l'icona di femminilità percorribile che veniva proposta alle ragazzine preadolescenti e adolescenti. Come dicevo prima, no? C'è questo saggio molto interessante pubblicato da Tlon, siamo spezzate, in cui si dice proprio che Britney nel 99 occupava questo vuoto nel mezzo tra il modello Hillary Clinton e il modello Monica Lewinsky. Britney andava nel mezzo, era una ragazzina ammiccante, sexy, ma al tempo stesso innocente, con lo sguardo triste, sempre in attesa dell'uomo. Se guardate i video di quel periodo, no? Io mentre ho scritto questo romanzo non riuscivo ad uscire dal loop, ero costantemente, il mio algoritmo a un certo punto è impazzito, dice: ma in che anno siamo? Perché io continuavo a guardare i video di Britney. E notavo che in fondo lei aveva sempre questo atteggiamento di attesa, mai di così, non era mai proattiva, si innamorava, però soffriva in un certo modo perché lui non arrivava mai da lei o comunque si faceva attendere molto. Ed era quello il modello di femminilità che veniva poi anche suggerito, era un modello sano in un certo senso, come si può dire, forse la parola migliore è sicuro. Perché gli altri modelli, magari che c'erano stati prima, i modelli del rock, del grunge, avevano tutti a che fare con le droghe, con un certo essere un po' dannati, che pensando a Kurt Cobain, a Courtney Love, no? Quelli lì. Britney no, era il pop, era una sicurezza, anche per quei genitori che ti trasmettevano, ti introducevano alla cultura del tempo, no? Le mie due protagoniste nel Natale del 1999 ricevono Baby One More Time. Sono sicura che avete in mente la copertina. C'è Britney che guarda dal basso all'alto, seduta a terra con i jeans. Era la mia compagna di classe. Ero io. Eravamo tutte. Perché è una ragazza normale, non particolarmente bella, non particolarmente talentuosa, ma che si è fatta largo lavorando duramente, lavorando sodo e soprattutto facendo quello che i genitori avevano predisposto per lei, perché lei ha cominciato tra l'altro da minorenne. Assolutamente. E quindi mi sembrava una metafora molto calzante, nonché anche un modello per queste ragazze che crescendo si rendono conto della pericolosità dell'averlo seguito. Seguire Britney e a un certo punto ritrovarsi ventenne, quando lei viene pubblicata su tutti i giornali, no? Con il rasoio elettrico in mano mentre si taglia i capelli, ha un certo effetto. È uno shock. Ti dice: ehi, puoi essere tu. Eri tu prima. Perché dovresti essere diversa? E quindi la presenza di Britney in questo romanzo già è lì in prima pagina, all'ingresso, sulla soglia della storia, a dare già una chiave di lettura. Si capisce che queste ragazze per bene, ecco, proprio felici non sono, proprio pacificate non sono, non tutte comunque, perché Britney ha spianato la strada per questo tipo di narrazione costretta e accondiscendente. Il libro comincia con un atterraggio, con questa frase un po' profetica che riguarda l'atterraggio, ma secondo me riguarda un po' tutte le vicende che coinvolgono un gruppo di persone in questo libro, qualche tipo di celebrazione, avvenimento, che alla fine non c'è stato nessun applauso. E poi qui racconta appunto dell'aereo che è arrivato dall'Inghilterra, anzi dal Regno Unito, e con questa protagonista Clara che arriva, sta arrivando a Caserta, a casa sua, e casa sua, poi parleremo di quale casa sua. E quando lei le chiedono da dove vieni, lei dice: sono di Napoli, no? Perché Caserta le sa tanto di provincia, di una cosa troppo piccola, troppo remota per essere degna di nota, per essere degna di essere appunto chiamata, Riconosciuta. riconosciuta al luogo di provenienza. E poi c'è Londra, che è il posto in cui lei, quando il romanzo si svolge, vive, che invece è la città piena, viva, multiculturale, che tutti abbiamo in mente, anche molto caotica, poi tu la conosci bene.
come si muove, come ti sei mossa anche tu scrivendo questa storia attraverso questi due poli e che cosa anche rappresentano, oltre a chiaramente due città che esistono. Sì, guarda, Caserta chiaramente è una parte importante, è chiaramente la provincia, ma è anche un microcosmo. È una parte della mia biografia che ho regalato a Clara. Chiaramente non è un romanzo autobiografico, però con la protagonista io condivido questo essere nata e cresciuta a Caserta, all'ombra della Reggia, che ha anche un ruolo abbastanza importante poi nel sistema metaforico topografico del romanzo. E poi mi sono trasferita a Londra proprio come lei, per motivi diversi o forse anche un po' simili, se vogliamo. Ciò nonostante, appunto, le nostre esperienze sono differenti. Caserta e Londra inizialmente si pongono su due poli opposti, no, dello spettro. Caserta è la città piccola, stretta, all'interno della Reggia, e questo significa che è una città piatta, come la descrive Chiara, piatta non solo fisicamente, perché è pianeggiante, e questo è il motivo per cui poi Carlo III di Borbone ha scelto quel territorio per costruire la Reggia, la sua residenza estiva, ma è anche una città appiattita sotto il peso di una tradizione che è la storia della residenza reale, della storia del periodo borbonico, ma una tradizione che parla anche tanto di ruoli di genere, la tradizione di vivere la femminilità in un certo modo, come pure l'essere uomo, la mascolinità in un certo modo. Senza riuscire a superarlo, senza creativamente imboccare strade diverse, perché nella città di provincia stretta, asfissiante, quello che si rifugge di più è la vergogna di essere diversi dal modello di riferimento. Vi ricordate il premio Strega del 2013, Francesco Piccolo? Il desiderio di essere come tutti. Era quello, è quello nel contesto di provincia che sembra la cosa più importante. Nessuno vuole essere additato come diverso, nessuno vuole essere escluso, nessuno vuole rischiare di occupare questa posizione. Lo scorno, la vergogna è qualcosa che si augura sempre solo per gli altri, che si teme quando lo si vede negli altri, perché potrebbe capitare a noi. Quindi Caserta era questo. Londra diventa lo scenario immediatamente contrario per Clara, che vuole scappare via da questo contesto. Tuttavia sarebbe stato troppo semplice raccontare una realizzazione fatta solo per opposizione. Il movimento di Clara è un movimento di reazione, lei reagisce a quello che non vuole essere, convinta che nel completo opposto, nella situazione opposta, potrà essere più felice, potrà trovare se stessa, star meglio. Però non è una storia di fuga questa, e non è una storia neanche di ritorno alle radici, è una storia di domande, di osservazione all'interno delle crepe che ci siamo lasciati dietro per paura, e che invece torniamo ad interrogare quando siamo pronti, per capire davvero da dove veniamo. La nostra generazione e la generazione di queste ragazze per bene ha fatto sua proprio nella pratica questa parola che a noi un po' urta, che è expat, no? Di con cui ci definiscono tanto, e poi nella pratica questa cosa non è così semplice come espatriare. Il libro che ha vinto il premio Strega l'anno scorso di Maria Desiati si chiama appunto Spatriati e parla proprio di questo, perché appunto la parola casa assume un significato molto più complesso, e quello che in noi secondo me cambia, poi mi dirai tu cosa ne pensi, è questa appunto questo prisma che si crea, no? Quando si pensa a un luogo che è casa perché ci sei nato, e quando ci torni in qualche modo ritrovi tante cose che ti appartengono, ma in cui senti che non puoi più stare, almeno in quel momento. E un altro luogo, che di solito è una grande città o una città del nord Europa in cui fa sempre freddissimo, cioè, o un'università dispersa da qualche parte, in cui tutto rema contro, c'è troppo caos, gli affitti sono alti,
però c'è qualcosa che alla fine un po' casa è diventato, no? In un sentimento continuo di strappo, che è quello che vive Clara tantissimo in questo ritorno a casa, che è un ritorno, adesso lo svegliamo, tanto si capisce subito, è un ritorno assolutamente temporaneo per un matrimonio. Però è un ritorno un po' fuori stagione, perché di solito lei torna sempre in dei momenti specifici e invece lì torna in un momento appunto che di solito lei dedica al suo lavoro, insomma. Non so se anche tu la senti così, cioè, e se l'hai trasmesso alle tue protagoniste o lo sentono in modo diverso. Clara riflette prima ancora che sul concetto di casa, che non è una sua grandissima preoccupazione, riflette molto sull'identità. Prima di arrivare a capire dove appartenere, da dove viene, lei vuole capire che cos'è, chi è, che cosa la rende felice. E questa è una domanda che tira poi tutta la tensione narrativa a un certo punto. Lei deve capire a cosa è andata incontro, verso cosa sta andando, perché come abbiamo detto prima, non può bastare solo aver detto no al luogo da cui proviene. Quindi, ecco, prima di parlare di casa, parla e cerca se stessa. Però, ecco, secondo me è molto importante arrivare a capire che proprio la storia di Clara, attraverso la storia di Clara, io ho voluto ristabilire dei parametri. Come pure, per esempio, il concetto di appartenenza, il concetto di fuga. Secondo me sono dei concetti che non funzionano più oggi in un mondo così connesso, così mobile, così fluido. Come dici tu, parlare di casa non è necessariamente riferirsi al luogo di provenienza e non è necessariamente relativo a un luogo accogliente, tanto quanto al luogo in cui ci sentiamo noi stessi. L'accoglienza è proprio la prima vera accoglienza, quella di poter dire sto bene, io sono così, amami per questo mio essere e non per come vuoi che io sia. Quindi è tutta una casa, una forma interiore, ecco. E poi anche il concetto di fuga, secondo me, io l'ho voluto ricostruire, l'ho voluto sviscerare, ricollocare, perché credo molto nell'idea del soggetto nomade. Credo molto nell'idea di un soggetto che si costruisce attraversando i confini continuamente. E la casa è rappresentata a questo punto dai legami e non da un luogo. Un altro concetto ricorrente in questo libro è quello di desiderio. E non abbiamo ancora tanto parlato di Rossella, che è l'altra protagonista del libro. Clara, dopo le superiori, a un certo punto decide appunto di andare a Londra e cambiare ambiente per appunto cercare questa identità prima ancora che una felicità. Rossella invece rimane a Caserta e già dalle superiori, e poi continuerà, diventa la ragazza che tutti si aspettano che diventerà. È molto bella, di una bellezza molto mediterranea, fidanzata da sempre, anche se con qualche tira e molla, però insomma già predisposta in questo fidanzamento e poi in matrimonio con un ragazzo che farà l'avvocato e quindi tutto sommato le darà una vita sempre da ragazza, non solo per bene ma anche molto benestante, e fa la modella di abiti da sposa, quindi questa bellezza viene continuamente mostrata, e in un clima però in cui appunto lei in quel binario, oltre a essere indirizzata, è anche costretta, e in cui nessuno parla, perché non se ne può parlare, di sessualità, di desiderio, di preferenze di genere, di qualsiasi argomento relativo a questo, anche quando la sessualità diventa molestia o violenza, bisogna tacerne. Mentre Clara, a Londra, poi magari quello che se vuoi di raccontarci anche come hai lavorato sul testo, perché qui queste parti sono arrivate dopo, e tutta la parte a Londra di Clara è una parte di forte ricerca di questa libertà sessuale e relazionale, anche grazie all'uso di Tinder, delle app di incontri, che poi
hanno un risvolto un po' più grottesco quando lei torna a Caserta e comunque anche lì trova delle persone, insomma, che non si aspettava. E non so, Sì, raccontaci tu. diciamo che Rossella rappresenta, come abbiamo detto, la parte giusta che Clara non ha, giusta chiaramente secondo la comunità di riferimento della provincia. Questo modo di essere perfetti lì, è un essere donna in cui dall'innocenza della bambina, della ragazzina, dell'amore romantico si passa all'essere madre, però senza essere istruite su un pezzo, no? Cioè quello della sessualità, del piacere, ma anche del riconoscimento di una molestia. Cioè non se ne parla, non si parla del corpo, non si parla di appunto di questi temi qui, non c'è un'educazione sentimentale o sessuale. E Clara a un certo punto si ritrova in questo contesto londinese in cui l'unico modo per, come dire, fuorviare a questo senso di solitudine, di isolamento che la grande metropoli le porta intorno, si iscrive alle dating app, in particolare a Tinder, e comincia a fare queste serie di appuntamenti anche molto freddi, molto superficiali, ma lei vuole assolutamente questo, cioè a confronto con un passato in cui lei non ha mai considerato il proprio corpo se non in modo negativo, sentendosi inadeguata. Si raffronta invece un presente in cui questo corpo lei lo scopre anche grazie all'interazione con degli sconosciuti. C'è una scena in cui lei accetta di incontrare un uomo francese, Rémy, con la sua compagna e le propongono di insomma, passare la notte insieme in un club. E lei dice inizialmente avevo prefigurato la scena in modo molto diverso, l'avevo immaginata gelida, statica, imbarazzante, e invece proprio quell'interazione fatta tra corpi per i corpi diventa per Clara un'iniziazione al piacere, ma anche a una percezione di sé diversa. E paradossalmente proprio quell'esperienza lì la fa pensare, le fa considerare il fatto che due sconosciuti hanno avuto cura del suo corpo in un modo che nessuno prima aveva dimostrato, nessuno, neanche coloro che avevano detto di amarla. E quindi, ecco, non ho voluto costruire, un mondo troppo preciso, attraverso questo romanzo. Ci sono molte forme dell'amore. C'è l'amore inizialmente sancito dal rituale del matrimonio, è presentato in modo forse critico, negativo, perché si capisce che insomma non sempre le cose vanno bene quando si accetta di sposare il fidanzato storico per senso del dovere, in un certo senso per pressione sociale. Però ci sono anche tanti altri personaggi che invece il matrimonio l'hanno proprio voluto, come Flavia, che è rimasta incinta molto presto, negli anni dell'adolescenza, dell'uomo che amava e continua a stare con lui, e insomma ha sancito quest'unione con un matrimonio tardivo rispetto alla nascita del bambino. Quindi tanti aspetti dell'amore sono esplorati in tanti modi diversi perché non c'è un modo giusto d'amare e non c'è un modo giusto di chiamare l'amore o di presentarlo agli altri. Quello che mi premeva raccontare attraverso queste esperienze è il rapporto che noi abbiamo con ogni forma di questi amori e il coraggio di scegliere quella che ci sta meglio addosso, quella che vogliamo meglio, che ci fa sentire più noi stessi, senza considerare appunto la pressione sociale, la comunità che ci osserva mentre ci muoviamo. Sì, anche perché questo non lo possiamo dire molto, se non svegliamo troppo, ovviamente anche Rossella non è un personaggio così trasparente come pensiamo che sia. Anche lei, anche lo stare a Caserta, l'essere la ragazza modello, ha i suoi pesi, e Certo. come forse lei proprio quello non lo voleva, oppure sì, fino a un certo punto, oppure no del tutto, però insomma. Anche questo aspetto verrà molto fuori, peraltro che viene fuori più avanti. Io Quindi no spoiler. non voglio Ma spoilerare. Rossella, guarda, è una ragazza che ha questa attrazione per coloro che rompono le regole,
quelli che non hanno, non sono inibiti dall'andare incontro alla vergogna, ma al tempo stesso lei non riesce a rompere le regole come fanno queste persone, quindi per questo ne è attratta. Durante tutto il romanzo ci sono diversi snodi, diversi momenti in cui Rossella quasi si avvicina a Clara, che è appunto la bugiarda per eccellenza, la sbagliata per eccellenza nella famiglia. Lei ama molto sua cugina, vorrebbe essere sua cugina tanto quanto Clara, in molti momenti vorrebbe essere Rossella, e quindi si palleggiano un po' questo desiderio anche ancora. E poi ancora, andando avanti, sceglie per sé dei modelli che invece sono molto trasgressivi, come se fosse una valvola di sfogo, non potendo lei stessa in prima persona rompere quelle regole. E Clara invece, ecco, a un certo punto, cioè, lei resta ragazza per bene, e l'allontanamento è il primo passo verso questo diventare coraggiosa e riuscire a dire di sì a se stessa piuttosto che agli altri. Senti, c'è un pezzo del libro che hai voglia di leggerci? Lo leggo io, non lo so. Vai tu. Vado io. Vai tu. Stasera ho scoperto un pezzo nuovo. Vai. Allora vado a leggere quello. Io generalmente un pezzo a cui sono molto affezionata è quello che racconta della Reggia di Caserta, perché secondo me, la Reggia all'interno di questo romanzo ha un ruolo fondamentale. Clara scrive e dice spesso: la città entra sotto pelle alle persone, ed entra sotto forma di questo atteggiamento per cui non è mai importante ciò che si è quanto ciò che si dice di essere, e allora la Reggia diventa un po' il monumento, il peso della tradizione, il simbolo della tradizione, che finge di essere sempre qualcos'altro, perché è negli anni stato un famoso set di film per Hollywood, no? Quindi è diventato il Vaticano. Sì, la mamma di Clara a un certo punto va a fare la comparsa, va a fare anzi i provini per diventare comparsa nel film di Star Wars che è stato girato alla Reggia in parte. Poi non la prendono, però dice comunque di essere stata presa, tanto chi potrebbe mai controllare nell'esercito dei cloni dove tutti sono stati moltiplicati al computer. Ecco, io leggo sempre generalmente quella parte, però poiché abbiamo cominciato con Britney, io andrei lì. Continuerei su questo tema. Vai. Britney è salita sul palco con un reggiseno e un paio di slip glitterati. Provava a muoversi malamente in equilibrio su certi stivali neri di velluto dal tacco sottile, tanto che a tratti ho pensato che sarebbe caduta. Aveva gli occhi di un colore blu ultraterreno e i capelli biondo platino fino alle spalle, corti abbastanza da essere davvero i suoi, quelli che le sono ricresciuti nell'ultimo anno. C'è qualcosa di disturbante in lei che non va cercato in quel suo fisico in sovrappeso e non più tonico come una volta. È il modo in cui si muove a essere inquietante. La voce registrata canta, senza provenire dal suo corpo, e lei non si sforza neppure di seguirla. Britney è qualcosa che accade fuori, sopra le teste, dentro l'immaginario della gente che la guarda, mentre quella sul palco è solo una bambola che segue una coreografia insieme ad altri ballerini che l'affiancano con più convinzione. Britney muove i passi giusti, ma lo fa senza trasporto, senza vita. Se si ferma, sa che salta tutto. Il meccanismo si inceppa e allora va avanti così nella speranza che finisca presto. Dicono che dopo lo spettacolo abbia pianto a lungo in camerino. L'ho letto su qualche giornale. La notizia non è confermata, ma non stento a crederci. Ecco un'altra ragazza per bene che scoppia sotto gli occhi di tutti. E io non so perché, ma non riesco a smettere di pensarci. O forse in parte lo so, perché è la storia di una vita intera passata cercando di assomigliarle e scoprire poi di aver scelto il modello sbagliato, quello che finisce male. Mi dispiace molto per lei, non dovrebbe farsi vedere in giro in questo stato. Dovrebbe farlo per noi, che l'abbiamo seguita fin dall'inizio. È come se, mostrandosi, ci dicesse che abbiamo fatto male a fidarci, che siamo state delle stupide insieme a lei, e che prima o poi, come lei, toccheremo il fondo. Mi chiedo se abbia mai pensato di farla finita.
Questo è il ritorno di Britney dopo il suo periodo, uno dei suoi periodi più bui, poveretta. Sì, il 2000, E, 2006. esatto, e dopo torna a questo show che però è abbastanza inquietante, come Sì, perché lei a un dice certo punto, no, a Las quando Vegas, a no? Las Vegas, quando completamente scoppia nel febbraio del 2006, si rasa tutti i capelli, insomma, contravvenendo a tutto il management che le stava accanto, faceva in modo che lei fosse al sicuro, ben protetta, controllata. E dopo però deve fare questo show. Lei viene da una depressione postpartum che non è stata considerata, non è stata curata, voleva vedere i suoi bambini e l'hanno tenuta invece a lavorare ancora di più, ancora più duramente. E quindi questo breakdown che ha nel febbraio non significa nulla, anzi, la fa lavorare ancora di più, questa volta soggiogata dal controllo del padre che le fa da tutore. Nel momento in cui accade questo a Britney, le ragazze stanno vivendo la loro tarda adolescenza, l'inizio della giovinezza, sono all'università e cominciano a vivere questa crisi dell'aver seguito un modello che, come dicevo prima, aveva in sé, in nuce, già una spia, quella della distruzione, dell'autodistruzione, se vogliamo. Fra l'altro sì, lei è proprio il prototipo delle spezzate. Questo libro è molto interessante che racconta come analizza questo fenomeno per cui i media, ma non solo, hanno questa attenzione morbosa verso il momento in cui alcuni personaggi femminili hanno avuto appunto dei breakdown o sono state spezzate da degli avvenimenti o hanno deragliato rispetto a quello che ci si aspettava da loro e come appunto ci sia stata una specie di gusto del macabro nel vederle fallire. E Britney, tra l'altro, quello che per la nostra generazione è pazzesco è che lei adesso ha 40 anni, Sì. quindi cioè, sembra che ne Sembra abbia, già esatto, vecchissima. 75, Sì. in realtà è tutto successo da giovanissima. Sì. E anche queste ragazze per bene devono sempre, oltre a tenere a bada tutta la parte relativa alla sessualità, quella proprio è censurata, ma anche stare molto attente alle emozioni, no? Perché, ah, sei sempre triste, sei troppo felice, Sì. sembra sempre che tu abbia il muso per qualcosa, no? A Sì. Clara viene sempre detto che sembra che abbia la testa fra le nuvole, che è troppo triste, si mette in Sì, disparte. la Anche performatività esatto. sociale è anche un punto importante. Mentre parlavi, scusami, mi sono ricordata che non vi ho raccontato Vai, le parti un po' behind the scenes del libro. vai. Vai, vai, vai. Quando ho cominciato, insomma, a scrivere questo libro, ho avuto una chiacchierata con Mario Desiati relativo ad un altro libro che avevo scritto su Pier Vittorio Tondelli, che faceva parte del mio lavoro di ricerca accademico. E con Mario, insomma, gli avevo raccontato che stavo scrivendo questo romanzo e ci eravamo lasciati dicendo che io l'avrei fatto leggere nel momento in cui sarebbe stato pronto. Quindi Mario è stato, Mario Desiati, il primo lettore di questo romanzo in un momento in cui Spatriate era appena uscito, quindi poi neanche sapevo che sarebbe andato così tanto avanti, ma ci siamo trovati molto vicini a raccontare un tema come appunto quello dei soggetti nomadi, questi giovani viaggiatori vaganti, clerici vaganti, che sono appunto i nostri protagonisti. Ecco, lui quando ha letto la prima bozza del romanzo, che tra l'altro si chiamava Il Cortile, non si chiamava ancora Ragazze per Bene. Interessante. Il cortile perché si riferiva alla scuola cattolica dove queste protagoniste muovono i primi passi e imparano le regole sociali, una scuola con un cortile che sembra il panottico di una prigione, in cui tutti si guardano e quindi guardandosi ci si controlla a vicenda. Ragazze per bene era il secondo titolo, Mario subito dice: "Beh, questo titolo che hai qui come titolo di riserva, ma mettiamolo subito come invece prima scelta, dimentichiamoci il cortile, Ragazze per bene è qualcosa che è così immediato, cioè parla di loro, non può essere che questa storia." E poi lui si era molto affezionato alla voce di Clara, che raccontava le sue esperienze a Londra, però in maniera molto più sommaria, c'era approfondita quella che effettivamente poi è stata la storia con Tomás, il ragazzo argentino che conosce su Tinder, ma non c'erano gli altri incontri, non c'era la parte del rapporto con la coppia di Rémy.
e la sua compagna, e quindi mi ha sfidato a creare nuovi ricordi per Clara, nuove esperienze. Mi ha lasciato stare per un mese e mezzo, e mi ha detto: prendi una cartella e fai in modo che sia per te la testa di Clara. Questa cartella sul tuo computer ci butti dentro ricordi senza pensare a niente. Vai, butta dentro, immaginati che sia proprio quello, no? Un bagaglio di esperienze raccontate a prescindere dal libro. E quindi ho fatto così, poi chiaramente questi racconti sono stati incastonati, sono diventati una struttura, sono gli unici che hanno poi in effetti un titolo, It's a Match, no? È un incontro. È una combinazione, se vogliamo. E quindi devo molto a Mario perché mi ha suggerito questo aspetto che poi secondo me è molto, molto importante nel libro, è anche proprio iconico forse di questa storia, anche se poi non è tutta questa storia. E poi secondo me ha funzionato molto anche perché il mondo di Tinder, pensandoci a posteriori, è un mondo in cui ogni persona che lo frequenta si autodescrive, quindi tu dici di te quello che vuoi far sapere agli altri. Però non era anche la provincia così, non era Caserta quel posto in cui si diceva di sé quello che si voleva essere, quello che si voleva far sapere, non quello che si era. E quindi questo, quando l'ho capito, mi ha, non so, ha fatto esplodere qualcosa nella testa, mi ha fatto capire che ancora una volta quel gioco di opposizioni era un gioco falso, come dire Caserta e Londra. Sì, però non è la soluzione. Il matrimonio di Rossella, la vita nella piccola città contro il mondo degli incontri online, non è tanto diverso. La vera diversità sta dentro di noi nel porci le domande che ci porteranno altrove. Quindi è stato importante per questo. Il vero clash poi è quando c'è Tinder a Caserta, che Ah, da quello l'ho momenti. fatto veramente, sai, perché poi ci ho preso la mano. Allora, ho creato un profilo per Clara. Ho preso delle foto così random, Ma quelle stupendo. prive di diritti, Sì, no? Quelle ok. un po' vedo non vedo, perché poi non volevo Certo. andare finire nei guai. Però ho scelto quella che secondo me somigliava di più a Clara, delle foto un po' strane, sai, un piede, una gamba, una Ok. foto di spalle, così. Clara, 30 anni, I am just a girl in the big city, che è il modo in cui Clara si presenta, sono solo una ragazza in una grande città. E lei dice questo modo di raccontarsi, questo modo fragile di presentarsi agli uomini, è il modo che piace a loro, perché gli uomini amano l'idea di poterti salvare anche se non hanno intenzione di farlo. E quindi ho giocato a portare Clara a Caserta per vedere un po' qual era la differenza, no? Cosa si diceva a Londra di se stessi, cosa si diceva a Caserta, e si è aperto questo mondo vernacolare, pieno di metafore di cibo, pieno di fotografie di iperpalestrati, Con questa la Porsche, mascolinità, no? sì, poi queste abbronzature anche d'inverno, questa mascolinità ostentata contro invece un altro tipo di uomo, altrettanto, come dire, costruito, se vogliamo, quello che deve proprio dirti il suo orientamento politico, deve mostrarsi con, non so, gli oggetti giusti, gli accessori giusti, la musica giusta. E quindi sono diversi ma molto simili. Ancora una volta Clara si rende conto che l'autenticità è un bene difficile da trovare in natura. Senti, tu oltre a appunto scrivere fai tante altre cose, ne parlavamo prima anche venendo in qua, e ti occupi appunto, insegni sia in un college che a livello sportivo molto alto, e hai a che fare con tanti ragazzi 18-20 anni, forse anche di Sì, più giovani sì. nella scherma, e che cosa ti porti della tua vita fuori? Dentro ai libri, cioè che cosa ci entra? Un metodo, un sentimento, o rimane tutto fuori quando scrivi? No, assolutamente. No, io sono molto fortunata, mi reputo e mi riconosco molto fortunata perché nella mia vita sono sempre riuscita a mantenere il contatto con l'altro e con le generazioni via via sempre più giovani di me. Sono maestra di scherma da molti anni, ufficialmente dal 2017, ma sono stata schermitrice, sono stata atleta quando ero adolescente. Questa è una grande fetta di vita che mi distingue da Clara.
Questo mio essere stata però un'atleta ha fatto sì che vivessi un po' la socialità adolescenziale marginalmente, perché c'erano i miei amici che uscivano il weekend, io non potevo, ero sempre via, avevo questa disciplina che mi portava 3-4 volte alla settimana in palestra ad allenarmi e via per lunghi periodi, insomma, e un po' mi ha aiutato a raccontare un personaggio che ha avuto diverse esperienze nella pratica, però magari delle sensazioni comuni, questo di essere un po' tagliati fuori. Della vita nella letteratura io porto questo, porto i sentimenti. Mi fa ridere, mi viene da pensare quando parlo di autobiografismo nella letteratura, perché penso sempre a un commento che ha fatto Umberto Eco quando è uscito Il nome della rosa. Allora, un giornalista gli ha chiesto: ma quanto c'è di autobiografico nel libro? E lui ha detto: gli avverbi. Ecco, no, io non posso dire questo, non è solo gli avverbi, non è solo un linguaggio, ma sicuramente delle sensazioni, dei sentimenti, e la curiosità. La mia curiosità su alcuni temi io la riporto nella storia che sto raccontando, e la spinta a continuare a raccontare sta proprio nel fatto che sono io la prima a voler sviscerare quell'argomento, capire dove mi porterà. E poi il mondo della scherma, come pure quello dell'insegnamento, come dicevamo prima, mi tiene molto salda a terra, fa mantenere un contatto con la realtà, che è una cosa fondamentale se tu quella realtà la vuoi raccontare. E quindi tutti questi scontri, incontri, convite, che non sono la mia per fare citazione, sono fondamentalmente la sostanza di quello che scrivo. Leggo tanto, sono una lettrice forte, sono debitrice a tanti autori, in primis Pier Vittorio Tondelli, dal quale ho trafugato tantissime immagini per questo romanzo, ma anche, non so, Geoffrey Eugenides, quell'autore di Middlesex, Alba de Céspedes, Simone de Beauvoir, a cui devo mezzo titolo. Voglio dire, tanti, tanti autori che mi hanno dato, ma poi li rapporto sempre al mondo che io vedo, di cui faccio esperienza. Perché è proprio questo mondo che mi permette di provare, sentire delle emozioni che posso poi coniugare all'interno della storia. Peraltro, appunto, tu ti sei occupata tantissimo a livello accademico di Pier Vittorio Tondelli, che era uno che di provincia ne sapeva qualcosa, anche di essere diversi, no? Di sentirsi diversi. Pensi che, un po' poi abbiamo già risposto in tutta questa chiacchierata, però, pensi che la provincia sia in qualche modo una specie di, non so come dire, stato mentale anche, o sia per forza legata a dei luoghi, che ogni provincia sia diversa? Perché io, venendo dalla provincia, a volte ho un po' la sensazione che tutte le province sono uguali e ognuna è infelice a modo suo, come diceva Tolstoj sulle Sì, ma famiglie, secondo me è così. Ma a me della provincia, della riflessione sulla provincia, ha sempre colpito moltissimo il fatto che noi, e dico noi, insomma, voi appunto come me, siamo persone che abitano, non abitano il grande centro, ci sentiamo sempre marginali rispetto alla grande città, quando invece se prendiamo l'Italia vediamo che la provincia è la norma, la metropoli è l'eccezione. E questo è sempre un paradosso che non riesco a sciogliere. E la provincia è uno stato mentale, sì, nel momento in cui rispetto alla grande città è meno attraversata da certi capovolgimenti storici e dalla diversità. E questo è il vero punto, dalla diversità. La provincia è un mondo, parlo molto generalmente, chiaramente parliamo delle province del sud Italia, Lampedusa è già diverso, lì c'è molta diversità per ovvie ragioni. Però la provincia del centro, sud Italia, senza spingersi troppo in giù nello stivale, ecco, è un mondo che non è esposto al diverso così frequentemente, come magari appunto Roma o Londra addirittura. Allora, il mondo della mentalità di provincia è un mondo che non riesce a immaginare altro da sé, o lo fa con grande difficoltà e inizialmente con reticenza e paura. Perché questo comporterebbe un capovolgimento della lettura del mondo che è faticoso. E quindi, sì, secondo me è un po' questa la differenza. E la provincia, sì, è uno stato mentale, ma soprattutto è la maggior parte del mondo. Quindi io, ecco perché penso che questo romanzo alla fine parli un po' anche a tutti noi, e ci inviti ad interrogarci sulla nostra posizione. Non solo sull'essere di provincia, ma su come viviamo qui. Che tipo di
individualità siamo, come ci rapportiamo alle cose che non conosciamo, è diverso, e se abbiamo paura della vergogna. Ti chiedo l'ultima cosa, poi lascio le domande, ma so che qui sono sempre timidissimi, ti verranno a dire tutto quando vengono a fare film, però se avete voglia il di lanciarvi... Il confessionale di Grande Fratello, va bene. Se avete voglia di lanciarvi magari, che è una cosa che chiedo a tutte le autrici e gli autori quando passano di qua, se senza pensarci troppo e volerci consigliare la lettura della vita, ci dai qualche suggestione di cose belle che hai letto, che hai visto, che hai ascoltato di recente, senza la pretesa di essere appunto la cosa più bella che ho mai, però insomma anche cose che hai sul comodino adesso. Certo, allora sul comodino adesso è difficile perché non ho un comodino, ogni sera un comodino diverso, difficilissimo, però posso dirvi un libro che è stato per me molto importante mentre scrivevo questo romanzo, ed è Guadalupe Nettel, La figlia unica, pubblicato dalla Nuova Frontiera. È la storia di due amiche che si conoscono negli anni del dottorato e insieme vivono questo femminismo, questa nuova autonomia ritrovata, e entrambe sono convinte di non volere figli finché una cambia idea e l'altra comincia a sentirsi un po' tradita. Nonostante questo, accompagnerà l'amica in questa nuova condizione del voler figli, inizialmente non potendone avere. Quindi, ma è bello proprio in verità incontrare lo stile di Nettel, è stato per me veramente un incontro molto molto segnante. Sono andata a recuperare altri libri della stessa autrice perché lei è talmente incisiva e riesce a parlare di amore senza retorica ma con una grande poeticità fatta soprattutto di frasi brevi, pulite, minimaliste, come un po' tondelli di camere separate, direi. Quindi La figlia unica di Nettel mi piace molto. Poi tu hai detto anche visto e ascoltato. Sì. Quindi visto... Oh, beh, da grande appassionata di anni 90 non potevo che consigliarvi questa serie che è su Disney Plus, che si chiama Pam and Tommy. Ah, quella su Pamela, che è la storia di Pamela Anderson e Tommy Lee. Ma soprattutto un'altra spezzata, cioè una donna non solo cresciuta con una forma di patriarcato interiore fortissima, tanto che la trasforma nel modello che l'uomo desidera, no? Lei si modifica completamente il corpo perché si piace piacendo all'uomo, ma poi soprattutto la differenza di comportamento sociale, mediatico, quando la cassetta privata, venduta poi come porno, viene rubata e diffusa tramite internet. Lei non ha più, non viene più presa sul serio, viene allontanata dai set, viene comunque pubblicamente messa così al pubblico ludibrio, diciamo. Mentre invece Tommy Lee, ci sono scene in cui lui va al pub e la gente gli dà la pacca sulla spalla per dire: ehi, abbiamo visto il tuo video, grande uomo, no? Questa mascolinità tossica che è tutta nell'atto performativo sessuale. Che torna poi anche Ragazze per bene, con il riferimento a Pietro Taricone, no? Quando si racconta la piazza del comune di Caserta, Clara ricorda, è proprio qui che Pietro Taricone è stato accolto da migliaia di persone che lo applaudivano per aver mostrato alla nazione come un casertano si riesce a portare a letto una donna in televisione. Quindi no, Pam & Tommy bellissimo, veramente eccezionale. E poi musicalmente di nuovo non so tantissimo, perché ovviamente vengo da una fase in cui ho ascoltato tanto di cose vecchie, però ho comprato da poco un libro sui Neutral Milk Hotel e quindi vi suggerisco questo album molto bello, An Aeroplane Over the Sea, che è ispirato al diario di Anna Frank. Il libro si chiama Olanda 1945, sì, edito da Nottetempo, in cui racconta, e l'autore racconta questo rapporto stranissimo che passa i decenni tra il diario di Anne Frank e questo album di un gruppo americano di culto che negli anni 80, più 90. Sì. Ha fatto questo album acustico concettuale, bello,
basandosi però partendo dal diario di Anna Frank, Sì, la sì, storia sì. di come le arti appunto si parlano sempre, di come la storia continua a raccontare anche dopo tantissimo tempo. Se ci sono domande, cose, questioni, ma qui siamo sempre No, timidissimi. io Vai, guardo, vai, Steffi, grazie. mentre leggevo, ho pensato forse un po' a quello che volevi dire tu prima sul fatto della provincia. Io l'ho trovato molto trasversale, non semplicemente legato alla provincia del sud. Cioè, noi abitiamo in provincia e secondo me, ci sta molto il fatto delle aspettative legate alle ragazze per bene. Secondo me si sente, cioè, è un per quello che dico, molto trasversale in tutte le situazioni di provincia, quindi forse la provincia non è legata alla provincia, ma al modo Sì, di alla essere, allo classe, status, anche allo alle status, classe. certo, sono d'accordo. Quindi, cioè, mentre veramente a me è piaciuto moltissimo, Grazie. proprio bello, bello, si legge bene. E poi comunque ti fa pensare a queste cose qua. Io non sono giovane, quindi vado per i 53, ancora di più. Ho Sì. sentito È importante queste saperlo, è parole. molto bello saperlo, perché poi a un certo punto una delle cose che mi sono state chieste, mi sono state dette in passato, anche, anzi, veramente mentre scrivevo il libro, già mentre lo scrivevo e lo raccontavo agli amici, ah, ma allora vuoi scrivere un romanzo generazionale? No, mi chiedevano. No, no, non voglio, anche quando parlano di millennial, sì, è vero, io sono una millennial, Clara è una millennial. Però non è solo una problematica dei millennial, degli expat, questa qui, delle ragazze per bene. Io credo che, come dice lei, è una problematica trasversale che interessa tutte le generazioni e non solo le donne, tra l'altro. C'è il personaggio di Ah, Luca. stavo dicendo io. Io amo molto il personaggio di Sì, Luca, mi sì. sono innamorata scrivendone e raccontando la sua storia. Inizialmente era un personaggio solo funzionale, il fatto che hai un matrimonio, hai una sposa. C'è lo C'è lo sposo, no? sposo. Fidanzato storico, c'è lo sposo. E lui nasce come sposo, poi a un certo punto però aveva una crepa, una tragedia, un punto che andava interrogato di più e mi sono resa conto che proprio quella mascolinità che è stata incarnata dal modello alla Taricone, per dire, buon'anima, non è funzionante per tutti, anzi forse proprio per la maggior parte è traumatica, come ogni modello imposto lo è. E c'è una scena che invece appunto io ho rubato a Tondelli, non so quanti lettori e lettrici di Tondelli ci sono stasera. In camere separate c'è questa scena della processione del Cristo morto del Venerdì Santo, in cui ci sono questi ragazzini che si mettono la statua sulle spalle, stringono i denti, fino alla fine devono veramente sforzarsi a non piangere perché quello è il loro rito di passaggio per diventare uomini. A Caserta c'è più o meno una cosa simile, anche se diversa per rituale, è quello della chiusura della festa di Sant'Anna, in cui gli accollatori, che fanno parte di questo circolo di accollatori, prendono la santa pesantissima e la portano in giro per tutta la città, l'ultima domenica di luglio. E anche qui sono sempre ragazzini che in quell'occasione vengono affiancati, vanno ad affiancare i padri come un riconoscimento, come una promozione di serie, no? Ok, sii om, adesso sei uomo. E però spesso sono fragili, spesso non ce la fanno, spesso vorrebbero soccombere, e invece proprio questa paura dell'essere diverso, di non essere accettato e quindi non essere amato, fa sì che loro non si rivelino autenticamente, perché poi alla fine possiamo raccontare tutte le storie del mondo, ma il cuore principale è questa ricerca dell'amore, che non è sempre amore romantico, è amore come accettazione, amore come dialogo, amore come riconoscimento. E parlare di ruoli di genere ha tanto a che fare con questo. Sì, Luca è un altro, è il terzo angolo, diciamo, di questa storia. È il fidanzato storico di Rossella, ma è stato anche molto amico di Clara a un certo punto delle superiori. È un ragazzo per È un bene. ragazzo per bene anche lui, assolutamente.
insomma, stai felice, potrebbe essere un po' meglio, no? Sì, se vuoi dire niente, secondo me non abbiamo rappresentanti, però. Sì, però papà, cioè anche lui è soggetto. Ci può essere sempre stato, cioè, certo, necessariamente. Ma io dico che Luca è un ragazzo per bene perché Rossella è una ragazza per bene. E quindi per bene, il modo in cui lo intendo io, è appunto quelli che non escono fuori dal tracciato, oppure quelli che escono e poi tornano per accondiscendere, per obbedire, no? Allora, vai, piccola curiosità, quando chiacchieriamo con gli autori, insomma, capita spesso, una cosa che noto sempre, e ho notato anche stasera mentre parlavi, è che a un certo punto l'autore, quando parla del proprio libro, dei propri personaggi, è come se i personaggi avessero quasi una vita autonoma, cioè nel senso che l'autore parla, l'autore, l'autrice parla, e a un certo punto la sensazione, non so se è una sensazione che avete percepito anche voi, è come se crescessero quasi indipendentemente dall'autore, ed è una cosa bellissima secondo me, perché ti chiedevo se tu hai questa sensazione, se la cerchi, se ce la, se viene in modo autonomo, perché è come se a un certo punto uno abbozzasse, cioè la sensazione che ho io è quella di un, diciamo, una creta informe, a un certo punto si comincia a modellare e pian piano il personaggio cresce, prende autonomia. Sì. E l'autore si confronta quasi come se parlasse di un'altra persona, e per me è bellissimo questo, vuol dire la riuscita di un libro, e l'ho sentito anche da te questa sera. Grazie, ma io adesso vi faccio entrare proprio nel mio laboratorio, nella mia testa, in quello che sono stati gli ultimi due anni, perché sono stati molto intensi. Il libro l'ho cominciato nel 2017, più o meno l'ho scritto qui e lì delle scene, tornando a Caserta, partecipando ad Addio al Nubilato, più o meno riusciti, e andando a matrimoni e guardando le mie compagne di classe fare le loro vite diverse dalle mie e me stessa. Quindi questo libro all'inizio è stato una specie di Frankenstein. Io ho preso cose che osservavo, gossip cittadini, racconti che mi venivano fatti, esperienze che io stessa facevo, li ho messi insieme e ho cucito. E poi a questo contesto, a questi manichini, queste bambole di pezza, io ho aggiunto sempre più dettagli. Una cosa carina, insomma, molto utile, è stata una passeggiata che ho fatto con una mia amica, una mia carissima amica scrittrice, Viola Di Grado, che è anche nei ringraziamenti. Eravamo nel periodo del secondo lockdown a Londra, ci siamo scoperte vicine di casa, abbiamo cominciato a fare queste passeggiate lunghissime intorno a questo parco piccolino, era sempre il stesso giro, così giro in tondo. E lei un giorno mi ha raccontato questo aneddoto dicendo che James Cameron, quando ha girato il Titanic, ha messo dei vestiti d'epoca del 1912 dentro agli armadi per dare un senso proprio di realtà, di autenticità, anche se sapeva che quegli armadi non li avrebbero mai aperti. Però gli attori sapevano che non era un set vuoto, fasullo. Riuscivano più a interpretare il momento con realismo. E quindi io, dopo questo aneddoto, sono tornata a casa, ho pensato di creare degli armadi per i miei personaggi. La prima cosa che ho fatto, ho immaginato dei vestiti, quali magliette potesse indossare uno piuttosto che l'altro. Infatti ci sono molti brand. Luca è vestito con Ralph Lauren, Clara indossa magliette delle band, ci sono altri momenti, ci sono i jeans della Richmond. E tutti questi piccoli dettagli che sono anche poi alla fine, come sono nel nostro mondo, un indicatore di personalità. Clara, che indossa l'abito della madre, il jeans della Richmond della madre, essendo assolutamente in cortocircuito con la sua personalità, avrà delle conseguenze. E quindi in un certo senso li ho vestiti, li ho raccontati come se fossero reali, li ho resi io sempre più reali, immaginando cosa gli piacesse mangiare, cosa gli facesse impressione, oppure di cosa avessero paura, di cosa fossero felici, eccetera. Quindi forse un po' questo, poi l'averci convissuto per tutti questi anni, in particolare, dicevo, gli ultimi due sono stati molto intensi, è davvero una comitiva di amici che ho frequentato più dei miei amici effettivi. E quindi è un atteggiamento che mi viene naturale, dirmi: oh Clara, ma Luca, immaginare cosa stanno facendo ora dopo pagina 215, 220, non mi ricordo quante pagine sono.
Però ecco. E poi mi fa piacere che quando faccio le presentazioni c'è qualcuno che viene e dice: sai, io sono molto Clara, oppure no, io sono proprio una Rossella. E mi viene da sorridere perché poi alla fine sono diventati a loro modo delle categorie un po', no? Oppure io ero una ragazza per bene, ora non lo sono più. Cioè anche io adesso ragiono in questi termini ed è bellissimo perché sì, è reale. E volevo che lo fosse, perciò poi l'ho scritto. Beh, dove sarai nei prossimi Quanti giorni? altri comodini avrò su cui non poggiare libri perché non riesco a leggere nulla. Sarò domani a Correggio e poi andrò alla Spezia. Territori tondelliani, Infatti sarà quindi. divertente tornarci per parlare d'altro, ma tanto alla fine se finirò a parlare di tondelli. Poi sarò alla Spezia, poi sarò di nuovo a Caserta, a Santa Maria Capovetere, fino alla fine con l'ultima presentazione che è l'11 di marzo a A Milano. Torino, a Ah, Milano la mattina. ah, ah. Infatti i miei amici, dicevo prima, mi dicono che sono una neomelodica, che faccio queste doppie date come i neomelodici, fanno i matrimoni, vanno a cantare a mezzogiorno là a Luna da un'altra parte. E quindi, e poi chiudo a Londra il 19 marzo e Dopo fare un vediamo. altro giro estivo, dai. A maggio Maggio, primaverile, perché ci ho preso gusto, e quindi allora la torni. valigia primaverile torno. Dai, Sì, va bene. sì. Allora, Olga è qui, il libro Ragazze per bene è qui, se ce l'avete o lo volete comprare per farvi autografare e dedicare, se lo volete raccontare o chiedere cose in un momento confessionale, rimane ancora un po' con noi e niente, grazie mille. Ciao, adesso stoppiamo la diretta, solo per fai stop a un momento. Fine. Fine.